è stato maestro di tanti giovani magistrati italiani. Io sono stato uditore giudiziario con Peppe Gennaro, che era un uomo giovanissimo, ecco, rappresentava tutto quello che di nuovo c'è stato nella magistratura italiana in questi ultimi anni. Una magistratura che cambiò pagina, insomma, volto pagina rispetto alla vecchia magistratura, che era un po' sequosa e impotente. Ecco, Giuseppe Gennaro diede l'impulso forte ad una magistratura né ossequosa né impotente, e questo viene ricordato oggi. La figura di un grande catanese, ecco, dobbiamo dirlo pure, di un grande magistrato amato da tanti magistrati in tutta Italia. Questo era un ricordo doveroso, e come catanesi anche ne dobbiamo essere tanto orgogliosi. E aveva questa abitudine, lui e i fondatori dell'ANM, cioè Peppe Gennaro fa parte di quell'Olimpo che fondò in tempi lontani l'Associazione dei Magistrati, avevano una tanta passione e una capacità di resistenza che è introvabile nelle nuove generazioni. Erano capaci di stare a discutere sui temi della giustizia, di come migliorare il nostro mondo, notti intere, insomma, io non ce la facevo, io me ne andavo a letto, e loro restavano lungamente a discutere su come cambiare l'esistente. Era questa bella lezione: trovarono un mondo complesso e cercarono di migliorarlo e di adeguarlo alla Costituzione. Questo è il grande ricordo di Peppe Gennaro. Cercò di realizzare lui, insieme a tanti altri magistrati, una magistratura né ossequiosa né impotente, una magistratura conforme al dettato della Costituzione, che vuole i magistrati distinti solo per diversità di funzioni, mentre prima la magistratura era ordinata per gerarchie e gradi. Ecco, diede un impulso Peppe Gennaro e quelli della sua generazione a cambiare profondamente una magistratura più attenta ai bisogni della gente, ai diritti dei cittadini, una radicale svolta della magistratura, e questo oggi si è voluto ricordare, e lo ha ricordato anche il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati.